Si ritorna in campo dopo più di 30 giorni, si ritorna per continuare a primeggiare. Napoli scende in campo consapevole delle proprie forze e forte dei suoi mezzi e subito scappa sopra di 10 punti, 14-4, obbligando coach Trentino Buscaglia a chiamare un time out. Si ritorna in campo e il primo quarto termina in scioltezza per Napoli, avanti di 12 punti. Un primo quarto che denota sicuramente una scioltezza da parte della squadra di coach Bartocci, che lascia ben presagire. Il secondo quarto si apre con una palla persa e con un minimo recupero da parte di Trento, che con un mini parziale di 4-0 si riporta sotto, ma ci pensa Leonardon e Guastaferro a ricacciare dietro il tentativo di rimonta dei trentini. Il quarto termina con Napoli che è sempre avanti di 11 punti, 37-28. Un buon primo tempo da parte di Napoli, che vede sui spalti veramente un grosso afflusso di pubblico, e nel parterre ospiti veramente eccezionali, tra tutti il presidente federale, grande stella Dino Meneghin, da noi intervistato, e giocatori del passato come Jay Williams, come Sbaragli, come Antonelli e tanti altri, dalla Libera, ex presidenti. Veramente una serata eccezionale che vede appunto tutte queste persone invitate dal presidentone Salvatore Calisse, ospiti graditi e ben festeggiati, ottimamente festeggiati dal pubblico presente al Pala Barbuto. Terzo quarto si apre con le due squadre abbastanza contratte e il primo canestro viene segnato dopo 2 minuti da Trento, da Pazzi, il quale fa ben presagire per il proseguo di questo quarto. Infatti questo quarto è dominato, possiamo dire, da Trento, che con un passivo di 21-10 si porta sopra di un punto alla chiusura del quarto. È un continuo susseguirsi anche di colpi. Dopo aver recuperato il gap del primo tempo, Trento e Napoli colpi uno dietro l'altro si portano a turno avanti di 1-2 punti. Napoli ha un momento di reazione quando si riporta sopra di ben 5 punti, ma Trento immediatamente risponde a questa reazione da parte del Napoli. Napoli che cerca di limitare naturalmente i danni, con un Trento che si resta lì a controbattere ogni azione da parte del Napoli. L'ultima frazione di gioco vede Napoli subire ancora una volta la squadra trentina, che si porta avanti prima di 6 e poi di 8 punti. Cerca una reazione Napoli, ma Pazzi, Forrai, giocatori come Fiorito e Santa Russa ricacciano ogni tentativo da parte di Napoli di recupero. Infatti la partita termina con un risultato finale di 70-65. Che dire, sicuramente il Napoli potrà rifarsi nella gara di ritorno, sarà necessario fare il colpaccio a Trento per poter poi giocarsi tutto nella terza e decisiva partita. Che dire, una squadra di Napoli a due facce: un primo tempo segnato dal dominio della squadra di coach Bartocci, ma che alla fine nel secondo tempo forse i 30 giorni di stop forzata da parte della squadra partenopea da un lato hanno potuto giovare sicuramente dal punto di vista di recupero di infortuni e quant'altro, ma che ha comunque segnato sicuramente dal punto di vista di timing della partita, di quello che è praticamente il ritmo di gioco. Infatti un secondo tempo che vede Napoli subire Trento e vede anche dominare la squadra ospite a tratti. Napoli cerca sì una reazione, in alcuni momenti ci riesce, cerca di tenersi vicini alla squadra allenata da Buscaglia, ma nulla può. Diciamo che ci sono stati momenti della partita in cui il Napoli ha cercato, negli ultimi minuto e mezzo il Napoli è andata vicina al recupero e forse anche ad una vittoria, ma alcuni errori forse di stanchezza, di precisione hanno comunque condannato la squadra a subire una sconfitta casalinga, forse immotivata, forse immeritata, anzi immeritata, perché voglio dire, una squadra che ha conquistato 58 punti nella prima parte sicuramente sarà in grado di reagire a questa sconfitta casalinga, e sicuramente tutti gli sportivi danno un grande in bocca al lupo alla squadra del presidente Calisse per poter recuperare questa sconfitta casalinga.
Noi di Rotti Qui Italia seguiremo la nostra BP Medma Napoli e gli diamo veramente un grandissimo in bocca al lupo per una splendida serata che ahimè non è stata coronata da una vittoria, ma siamo ben fiduciosi di coach Bartocci e di tutta la squadra e di un sicuro recupero. Allora, siamo con Dino Meneghino, la leggenda del basket italiano, presidente federale. Presidente, se mi permette di chiamarla così, la situazione del basket attualmente in Italia, dopo questa brutta botta della mancata possibilità di fare gli europei in Italia, che cosa potrà il basket, cosa potrà dare il basket italiano per poter ritornare ad altissimi livelli, anche se il livello attuale è sicuramente un ottimo livello, però rinunciare agli europei è stato comunque qualcosa ovviamente di una botta che per il basket è stata sicuramente forte. Ma sai, noi ci siamo dovuti ritirare dall'organizzazione dei campionati europei del 2013 perché non abbiamo un palazzo da 15.000 che deve ospitare le finali. Fino a quando il governo italiano non costruirà o un privato costruirà un palazzo da 15.000, noi non potremo organizzare niente di questo livello. Siamo ritirati purtroppo anche dal 2015 per la situazione economica molto precaria. Eravamo insieme noi, la Germania, la Francia e la Croazia, però i governi in questo momento non possono investire denaro pubblico su eventi di questo tipo perché ci sono altri problemi, quindi a malincuore ci siamo ritirati. Speriamo che nel prossimo futuro ci siano dei palazzi adeguati e soprattutto un supporto economico da parte del governo, quando spero questa situazione economica sarà dimenticata. Perfetto. Ringrazio il presidente e do un bocca al lupo, quindi in bocca al lupo a tutto il basket che possa ritornare ai fasti di quando il nostro Dinone nazionale calcava il parquet. Spero, grazie.